Ole. Muy bien. Iniziamo solo per i 5 minuti di palestra, velocissimi. Cambio al minuto. Ok, andiamo a toccare le punte e su. Scendo punte e su. Andiamo a prendere le punte dei piedi, pieghiamo le ginocchia e spingo sul sedere. Piego le ginocchia e spingo sul sedere. Piego le ginocchia e spingo sul sedere. Se vi sentite fredde o non riuscite a distendere tutte le gambe, potete distenderle finché riuscite, non distendendo tutto. Ok, salgo. Ripartiamo un po' le gambe, scendiamo destra e sinistra, pian pianino, ci fermiamo al centro, appoggiamo le mani, apro ancora un po' di più le gambe, appoggio le ginocchia, e mi trovo con le gambe ben sbarricate e anche la tibia non è indietro in questo modo, ma aperta, cioè la ginocchio in giù sono proprio aperti e siamo qui, mi giro un pezzettino così mi vedete questa posizione, spingo avanti, scendo a terra con il busto, tenendo le gambe sempre aperte, spingo su, scendo, spingo, fuori dal su, scendo, spingo, fuori dal su, ok, andiamo indietro, avanti in qualche via, gamba destra avanti, facciamo andare a fondo lungo, appoggio l'altra mano all'interno e con la mano destra spingo un po' più fuori il ginocchio destro, torno distendo dietro, allunghiamo tutta la parte posteriore della coscia e torno, cambiamo lato, quindi me la fondo avanti con la gamba sinistra, la mano destra mi appoggio a terra, con la mano destra, con la mano sinistra spingo fuori il ginocchio sinistro, piano ok, torno, allungo, distendo tutta la gamba sinistra, sentirò attivare la parte posteriore della coscia, torniamo avanti e su, ok, mani in croce davanti al petto, gambe a destra del bacino, facciamo good morning, quindi sblocco le anche, vado indietro, schiena bella dritta, piego leggermente le ginocchia, faccio un momentino e su, scendo uno, su, due, su, tre, su, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ok, andiamo schiena a terra, ponte glutei, ne facciamo sempre dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove,
e 10. Ok, adesso faremo sempre come riscaldamento, in realtà già un allenamento, 2 minuti di lavoro, 2 minuti di recupero, e lo ripeteremo per 3 volte. Quindi questi 2 minuti di lavoro andremo a fare 3 esercizi a rotazione, quindi per 2 minuti continueremo a ripetere questi 3 esercizi e ci fermiamo quando scade il tempo. Allora, prendiamo il timer e vi faccio vedere quali sono gli esercizi adesso. Allora, andremo a fare 10 squat a corpo libero, poi 10 plank jack, quindi dal plank a chiudo le gambe, e 10 jumping jack. Continuiamo a ripetere questi 3 per 2 minuti. Obiettivo: fare più giri possibili, quindi voi abbiate, tenete pure il vostro ritmo. Ok? Pronti a partire? Via! 10 squat. 3. Spingo un po' le mie ginocchia, Tutto il piede che spinge a terra. Fatti 10 plank jack. E si riparte. Da 10 secondi, poi vi fermate dove siete perché poi ripartirete da dove eravate. Stop. 2 minuti di recupero. Quindi riattivi i commenti se avete qualche domanda. Bevete un goccino, è un mini AMRAP da 2 minuti praticamente. AMRAP significa più giri possibili nel tempo prestabilito delle ripetizioni, degli esercizi che vi do. Quindi teniamo questo, ti fa male la parte dietro delle cosce perché probabilmente hai lavorato anche ieri. Ah, ecco, da giorni, sì, abbiamo lavorato il femorale anche a me, ancora che giorno abbiamo fatto, quindi oggi è venerdì, lunedì o martedì secondo me, però sì, è normale, normale. Ok, molto bene. Abbiamo ancora un minuto di recupero, poi ripartiamo da dove eravate rimaste. I maschi, se c'è anche qualche uomo. Lulo Renzi, puoi continuare con noi. Facciamo per 2 minuti 3 esercizi. 10 squat a corpo libero, 10 plank jack e 10 jumping jack. Continuiamo a ripetere per 2 minuti. Ok? Quindi abbiamo ancora 30 secondi di recupero. Poi ripartiamo, io ero al 7° squat, quindi ripartirò da lì. Scarpe da tennis non sono necessarie, ma se vuoi metterle per adesso, poi dopo ci serviranno i calzini. Quindi per adesso voglio tenere le scarpe per tenerle, però poi
10 secondi. Mi ricordo che l'obiettivo è fare più giri possibile, in 2 minuti. 2, 1 e si va. E 10, abbiamo andato fino a 3 squat. Fatti bene, mi raccomando, fuori delle ginocchia, tutto il piede in appoggio, e 10, Cinque, sei,
minuto. Thank you.
Wow, abbiamo del paio di cuffie. Ognuno può scegliere il proprio ritmo. Adesso abbiamo ancora 15 secondi di recupero prima di partire a fare il plank jack accorciando le gambe. Ne faremo sempre 20, quindi scegliete voi come gestire il vostro minuto. Si va? Via! Tengo bene il peso sulle braccia. Ancora 30 secondi di recupero prima di iniziare con il terzo minuto in cui abbiamo questa T rotation e tocco il ginocchio sotto, la gamba sotto. Quindi stavo dicendo che ognuno di voi può scegliere come gestire il tempo, che sia più veloce e riposare di più o essere più lento e riposare di meno. Posizioni? Si va, quindi dal tempo, vuoto, tocco e giro. Abbiamo 7 secondi e partiamo di nuovo con il secondo giro di 20. Plank jack. Via!
Ok, l'ho un po' pulsato io facendo l'apertura T nell'andata e nel ritorno invece non lo facevo perché viene troppo lunga. Ok, terzo giro, terzo regalo. Si parte, pranzo stella, ora che ci siamo quasi. 20, 2, 3, 4, 5. Abbiamo 30 secondi di recupero e poi continuiamo con 20 plank. 5, 3, 2, 1, si va. Io mi sento in addominale, non dico voi, ma io mi sento. 20 secondi ancora di recupero. Gli ultimi 3 minuti, ripartiamo con l'hip crunch, o meglio star crunch, questa stella, vai, che sono gli ultimi 3, via, l'ultimo giro. Oh mio Dio, che fai?
facciamo un po' di mobilità tra i polsi, come fa fare prima, ma è importante, potete anche stracciarli in questo modo. Ok, 7 secondi anche così. Ready? L'ultimo giro, vai! E l'addome adatto. Adesso ci mancano i glutei. Quindi adesso lo prepariamo bene. Calmati, mi raccomando, finisci svoltate. Si finisce sempre quando si inizia. Mi raccomando, piuttosto abbiamo le varianti, quindi abbiamo un po' che sono le ripetizioni, ma non si molla. Abbiamo iniziato, la cosa più difficile è iniziare, quindi una volta che abbiamo iniziato si va dritti dritti verso la metà. Ebbene sì, senza te di andare ad eliminare, tutti pensano che sia bello easy, tranquillo, metto lì sul tappetino, guardo la sera, faccio crunch, mangio in mercato. Ma dove? Cosa? No, ricordate una cosa ragazzi, è scientificamente provato che la connessione mento-muscolo aiuti tantissimo nell'ottenere risultati. Quindi fare gli addominali con qualsiasi esercizio, ma sto parlando di addominali davanti alla TV così, mentre fai i fatti tuoi, non rende molto. È diverso se ti metti lì con anche questi crunch, se ti metti concentrato, presente nel momento, ti concentri sul muscolo che sta lavorando, sull'attivazione di quel muscolo. È comunque diverso, quindi mi raccomando, quando anche adesso quando andremo a fare gli esercizi che vengono per i glutei, cercate di concentrarvi, di sentire il muscolo lavorare dal momento in cui iniziate a muovervi fino a quando arrivi in massima contrazione, fino a quando ritorni. Quindi concentrazione, mi raccomando, questa fa davvero la differenza. Anche la stessa velocità cambia tantissime cose, quindi mi raccomando, presenti, è un'ora che dedichiamo noi stessi, però sul pezzo, capito? Qua ci sta, ci sono quando si fa cardio, per esempio, lì vabbè, puoi pensare a svagarti, eccetera, però quando si fa lavori muscolari, mi raccomando, presenti, Lorena va bene, la prima volta ne fare i 4, non c'è problema, non ti molla la cattiva, bravissimo. Benissima. Allora, il terzo esercizio è il side plank. Beh, se abbiamo finito, però volendo potete sostituirlo con una semplice chirotation, che è dal plank, ruoto, apro, con il braccio bene sulla spalla che sta lavorando, ruoto, torno e apro dall'altra parte. Quindi un'apertura T. Bene, allora. Adesso vi faccio vedere gli esercizi, sono 4 del prossimo circuito, ok? Adesso vi tolgo così mi vedete bene, 4 esercizi. Esercizio numero 1. Ne facciamo 5 per gamba ed è questa cosa qui. Vado dietro, se volete possiate scendere e toccare con il piede, ma non potete far senza. Su. Su.
e poi cambio gamba, dietro, ci vuole un po' di equilibrio, ma in caso appoggiate la gamba che ce la farete. 5 per lato di questi, poi abbiamo 10 ripetizioni di rabbit con molleggio. Cosa vuol dire? Che ci portiamo di nuovo in plank, dalla posizione di plank, salto portando i piedi larghi di fianco alle mani, 1, 2, e appoggio le mani, torno in plank, qui, 1, 2, appoggio, torno in plank, 1, 2, appoggio, torno in plank. La versione facilitata, dal plank, avanti un piede, avanti l'altro, 2 molleggi, torna indietro, 1, torna indietro l'altro, avanti, avanti, 1, 2, indietro, indietro. Poi, 10 ripetizioni per lato faremo di questo, per il quale vi serviranno i calzini, quindi basta scivolare. Ci portiamo in punta di glutei, una gamba resta ferma, l'altra scivola in avanti e torna. Col pallone premi verso il terreno e sentirai il femorale anche un pochettino dietro il ginocchio che tira. 10 ripetizioni da un lato, 10 ripetizioni dall'altro. E finiamo con anche di questo 5 soli per lato, perché sono difficili, intanto sono tosti. E sarà da uno skater, quindi stacco una gamba, non so se si vede, stacco una gamba, voglio portare il ginocchio verso il tallone della gamba opposta, da qui mi sbilancio in avanti e prendo su, scendo, avanti e torno su, scendo, avanti e torno su, quindi è da uno skater squat a uno stacco, a una gamba. Possiamo anche farlo al contrario, andare avanti in stacco, scendere skater, forse è più semplice, facciamolo così, dai, è più semplice, quindi ve lo faccio vedere con questa gamba. Stacco una gamba, facciamo con uno stacco, quindi con la gamba sotto leggermente piegata, piego di più il ginocchio, come se avessi fatto uno skater squat, e spingo su dritta. Vado dietro, tipo angelo, scendo e spingo su. Lo proviamo man mano, vi do le informazioni. Allora facciamo, ragazzi, 4 giri senza pausa, a necessità. Pausa a necessità. L'obiettivo è finire nel minor tempo possibile tutti questi 4 giri, quindi 4 time. Si dice 4 non come 4, ma come FOR, per tempo. Ok? Guarda chi molla. 4 giri, never stop. Partiamo con lo sprinter, 5 per lato, quindi dietro, 1, 2, 3, 4, 5, cambio lato, 1, 2, 3, 4, 5, poi 10 rapi con doppio molleggio, unisco, 1, 2, siamo a 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ci mettiamo a terra, 10 per lato, hamstring curl si chiamano questi, quindi vado in ponte, strizzo i glutei, addome attivo, la gamba destra resta ferma, andiamo a scivolare con il tallone della sinistra, 10 volte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mettete un po' di peso su quella gamba lì, se no non ha senso, sulla gamba che si muove. Ok, ora gamba destra in appoggio, stacchiamo la sinistra, stacco una gamba, piego ginocchio e su uno, avanti, potete attaccarvi al muro se volete un pezzettino, due, avanti, giù e tre, avanti, giù, quattro e cinque, cambio lato, stacco, giù e uno, due, tre, quattro e cinque, il primo giro andato. Fate bene perno con il tallone della gamba che c'è a terra. Vi ricordo che non stacco mai il tallone, sempre lui in appoggio. È l'ultima la spinta. Ok, si riparte. Con lo sprinter. Dietro, uno, due, dagli espositi qua, tre, quattro, cinque, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, rapid, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ci mettiamo a terra, anti curl, piedi per lato, 1, 2, dai un po' di peso per la gamba quando ti muove, senti la condizione del tuo muscolo quando ti ami. Cambio una gamba che vada a 10. Usa quel tallone, usa quel tallone. E stop. L'ultimo esercizio che lo fa non è semplice, piuttosto ragazzi, se non riesce, mi fate solo lo stacco a una gamba, quindi da così mi stretto in avanti la schiena della pista, chiudo di mettere la gamba sotto e su. Fatemi solo questo se non riuscite a coordinarvi. Ok, chi riesce lo tocco ma lo stacco, poi piego e su. Dai, giro per lato. Senza quel pallone che spinge e non superare con il ginocchio la punta del piede. E 5. Secondo tiro andato. Ci mancano ancora 2 round. Adesso li mangiamo, abbiamo capito come funziona, quindi si vola. Sprinter, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Rapid! Ognuno che sui tempi, dai! 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, abbiamo l'hamstring curl. Su questo, se non sentite tirare dentro, potete farlo con più di due gambe contemporaneamente. Quindi da qui salto il bacino, allungo e torno. 1, 2, 3, tieni sempre sul bacino. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È un po' più dura fare con tutte le gambe insieme, quindi provateci, o così oppure 10 per lato. Stacco una gamba oppure l'altra versione. Si va. Thank you.
opera di destra, sì. Ferma, quindi. Andiamo subito schiena a terra. Sciogliamo le gambe. Sciogli, sciogli. Recupera il respiro, fai dei bei respiri profondi. Ok, da qui porti il pallone destro sul ginocchio sinistro, porti le braccia in apertura a T e con tutte e due le gambe scendi verso destra, cercando di tenere la gamba sinistra in linea con l'anca. Lo sguardo alla sinistra. Cambio, torno per andare al centro. Cambio lato, piede sinistro sul ginocchio destro, ruota verso sinistra. La gamba destra va in linea con l'anca destra e lo sguardo anche a destra. Pian piano torno al centro, porto tutte le gambe al petto e tiro, 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 tiro contro. Lascia questo tiro, la gamba destra rimane a terra, la sinistra l'allungo verso il soffitto, stacco le scapole e vado verso la caviglia. Se non riuscite a tenere la gamba destra e la forza si sta fissata, il tipo già di piede. Scendo, cambio lato. Gamba sinistra al soffitto, mi allargo su. Guardo, prendo tutte e due le gambe, mi dondolo destra e sinistra, piano piano. Piano piano, lasciate la schiena. Poi se volete fare con un po' di stretching da soli potete farlo, lo sapete, però non abbiamo molto tempo. Ok. Mi prendo le gambe, mi do la spinta, mi porto seduto, vado a prendere le punte. E lascio. Ok ragazzi, attivo 2 secondi il commento perché tra 1 minuto e 36 finisce la diretta. Quindi se avete qualcosa da dire, dicevelo adesso, avete 1 minuto e mezzo, ma che capelli, che faccia, 1 minuto e mezzo per vedere il tutto. Allora, io vi ricordo che la diretta la vedete sul mio canale YouTube, che noi ci vediamo domani sera, no, non è vero, domani, oggi è venerdì, domani mattina alle 10:30 allenamenti con Nico, sul mio profilo, e poi anche domenica sera faremo un'altra diretta in Sirene in cui parleremo di dieta e allenamento, ma comunque nelle mie storie ci darò tutte le informazioni. Grazie di essere stati con me, mancano pochi secondi alla fine della diretta, grazie, buon 1° maggio ragazzi e grazie, ci vediamo domani, ciao ciao.